Pink Floyd singer Roger Waters has returned to the place in Italy where his father died in World War II, 70 years to the day after he died. His death haunted Waters' life and songwriting, but remained unexplained for decades. ITV's Emma Murphy reports. After 70 years, Roger Waters can finally honour his father in the place where he died. And for that, the old rocker has an old soldier to thank. Harry Schindler survived the war and vowed to find the resting places of those who did not. He's 93 now and still searching. Today in the town of Aprilia, near the beaches of Anzio, Waters, Harry Schindler and a community who understand the dreadfulness of war unveiled a memorial to Lieutenant Eric Waters and the thousands of others who died. Certainly there's some kind of a feeling of closure. Today was extremely moving. You know, it is the 70th anniversary of my father's death. That death left behind a wife and two children. Roger was only 5 months old and would go on to be one of the world's most famous musicians. Much of his music with Pink Floyd referred to his father's death in Italy and revealed his sadness at never knowing exactly how and where he perished. He finally has those answers thanks to Harry Schindler, who used military archive to discover the Royal Fusilier died in Aprilia at 11:30 on February the 18th, 1944. He's been a shining light to me all my life, my father, that is. And now Harry Schindler will be one too for the rest of my life because he's such a great man. So what does that man make of it himself? Mr. Schindler, what does it mean to you today to have been able to answer all these questions that Roger Waters had? It's very, very important because it's part of the process of remembering what happened here and never forgetting what happened here and why it happened, you know, for freedom on our island in England. That's why we're here. And that's why it matters that in this small town in Italy, there now stands a memorial to Eric Waters and his fallen... The Fletcher Memorial, home for incurable tyrants. Un monumento, una casa in memoria di suo padre, Eric Fletcher. Roger Waters l'aveva già eretta nel 1983 con una canzone, The Fletcher Memorial Home. Oggi, ad Aprilia, il leader dei Pink Floyd ha inaugurato il monumento vero in memoria di suo padre, morto proprio in quel punto, 70 anni fa, subito dopo lo sbarco alleato ad Anzio. La cerimonia si è tenuta in mattinata, prima nel luogo esatto in cui il papà del musicista morì e poi all'Istituto Rosselli, dove Waters ha incontrato la stampa. I found the unveiling ceremony of the monument to my father and to all the other fallen loved ones. Sì, è stata una cerimonia davvero emozionante per il monumento a mio padre, ma anche per tutti quei caduti che hanno perso la vita e che ancora non hanno avuto una degna sepoltura. Credo sia stato fatto davvero un ottimo lavoro e per questo vorrei ringraziare la città di Aprilia, tutti i suoi abitanti, per avermi dato il benvenuto in città e per questa emozionante cerimonia. È giunto al termine, quindi, un viaggio durato decenni che ha influenzato gli ultimi album di Pink Floyd e tutta la produzione successiva di Waters, che, sulla tematica della guerra ed in particolare del secondo conflitto, ha basato gran parte della sua carriera. La cerimonia di oggi segna la sutura di una ferita che da 70 anni sanguinava nel cuore di Waters, la ricerca spasmodica del luogo in cui il padre, militare, morì. La ricerca nell'aprile del 2013 portò Waters a Cassino, all'interno del cimitero inglese, dove trovò una stele con il nome del padre e gli disse: il mio viaggio è finito. Nulla di più falso, perché qualche mese dopo un reduce inglese, compagno d'armi di Fletcher, riuscì grazie all'ausilio di un cartografo ad individuare il luogo esatto della morte. Sono passati 70 anni dal giorno in cui mio padre è morto proprio qui e finalmente, come dice Harry Schindler qui accanto a me, posso dire di essere arrivato alla fine del mio viaggio ed aver capito tutto ciò che davvero è accaduto. Termina il viaggio, ma non la leggenda. Roger Waters, infatti, ha confermato che sta scrivendo un nuovo album, un album che parlerà di altri padri ed altri figli. Il viaggio, per lui, è terminato. Fletcher e Roger Waters sono tornati ad abbracciarsi.
Roger! A posto, a posto. Scusa. Però. No. Un problema, riconosci chi sono? Quello. No. Lasciamo. Vi dovete dove? Cioè questa è la zona di momento. Per cortesia. Repubblica, mi dispiacete. Repubblica, va. Dai, per favore, leggermente più indietro, per favore. Dietro. Autorità, signore e signori, buongiorno e benvenuti a questa manifestazione celebrativa per l'inaugurazione del monumento alla memoria del tenente Eric Fletcher Wolters, scomparso il 18 febbraio del 1944, signori, e di tutti gli altri caduti che a causa degli scontri bellici avvenuti sul territorio di Aprilia per la liberazione di Roma sono ad oggi rimasti senza sepoltura.
Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this event where we are to inaugurate a monument in the honor of the memory of Lieutenant Eric Fletcher Waters, who died on February 18, 1944, and in memory of all the other fallen who sacrificed their lives for the liberation of Rome in battles that took place in this land of Aprilia and who until today remain without a burial place. Un ringraziamento particolare è rivolto al signor Roger Waters per la sua gradita presenza, a dimostrazione dell'alto valore morale, storico e culturale che rappresenta questo momento. Al signor Harry Schindler, reduce e rappresentante della Italy Star Association 1943-1945, e a tutti i reduci oggi presenti e rappresentati dalle rispettive associazioni. In the name of the city of Aprilia, I would like to thank in particular Mr. Roger Waters for his presence, which underlines the high historical, moral and cultural value of this event. I would also like to thank Mr. Harry Schindler, veteran and representative of Italy Star Association 1943-1945, and all the veterans and representatives of the other different associations present here today. Si ringrazia per la sensibilità dimostrata il Ministro della Difesa, che essendo impossibilitato a partecipare personalmente a questo importante evento, ha fatto giungere un pensiero di sentita gratitudine al sindaco della città di Aprilia, Antonio Terra, e alla sua amministrazione per il concreto sostegno all'evento, poiché questa iniziativa ha il merito di veicolare presso le giovani generazioni il patrimonio di valori di tutti quegli eroi che con spirito di sacrificio, attaccamento al dovere, amor di patria e generoso altruismo caddero per risollevare le sorti dell'Italia dall'oppressione tedesca. Si ringrazia inoltre il vescovo di Albano, Monsignor Marcello Semeraro, che ha comunicato di non poter presenziare a causa di precedenti impegni. Also our thanks to the Minister of Defense, who couldn't come today, but who sent a letter to thank the Mayor of Aprilia, Antonio Terra, for the full support and effort he and his administration have put into organizing the inauguration of this monument, so that this initiative would inspire the new generation to remain faithful to the values of those heroes who, out of sense of duty, spirit of sacrifice and love of country, died to free Italy from the German oppression. Our thanks also to His Eminence the Bishop of Albano, Monsignor Marcello Semeraro, who is unable to come due to a previous engagement, but who gives his support to this event. The mayor will uncover the monument and Don Lorenzo will give his blessing. Invito ora il sindaco a procedere con la scopertura del monumento e il parroco Don Lorenzo a procedere con la benedizione. Grazie. Thank you.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Signore, per la tua passione e morte, per il sacrificio cruento dei nostri eroi caduti nell'adempimento del dovere più sacro, in cielo, in terra, in mare, per la fede, per la speranza e per l'amore che li animarono a morire, per la tua bontà infinita, dona a loro la gloria, a noi la pace. Fa che sia accolto il grido del loro sangue, affinché dall'odio fiorisca l'amore, perché essi caddero senza egoismo, santificando così il loro sacrificio offerto a te, o Dio, Padre della vita e della morte, in unione con il sacrificio del tuo Figlio divino. Così sia. Amen. La benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio. Ora si procederà con la deposizione della corona d'alloro della città di Aprilia. Now the city of Aprilia will place a wreath. Procede ora con la deposizione della corona dell'ambasciata inglese. The British Embassy will also place his wreath. Si procede ora con la deposizione della corona dell'ambasciata canadese. The Canadian Embassy will also place his wreath. Come gesto simbolico in memoria dei caduti, si depositerà ora un elmetto militare inglese. As a symbolic gesture to honor the memory of the fallen, an English helmet will now be placed. Proceda ora all'intonazione del silenzio. Grazie. Thank you.
La cerimonia di inaugurazione del monumento ai caduti termina qui. Ora all'interno dell'auditorium si terrà una breve conferenza stampa con i giornalisti accreditati. The ceremony is now over. Shortly a press conference will take place in the auditorium. La città di Aprilia ringrazia...